Come sempre qui in diretta Milano News dal Climatfest e questa volta ci troviamo nello stand di Orto Comune Niguarda insieme alla signora Valeria Malvicini, che sono una socia di Orto Comune. Orto Comune è un'associazione di promozione sociale che è nata nel 2015 da un'idea di alcune persone del quartiere, che ha recuperato uno spazio che era del Comune di Milano, dato in gestione al Parco Nord, il quale ha fatto una convenzione con la nostra associazione che è nata proprio per gestire questo orto urbano, che è il primo orto condiviso all'interno del parco, che conteneva già gli orti per i pensionati con la loro parcella. Ecco, la specificità del nostro orto è che non ci sono barriere interne, non c'è un pezzettino mio, un pezzettino di un altro, ma tutte le decisioni vengono prese assieme, si decide che cosa si coltiva, si decide come si raccoglie, quando e per chi soprattutto. Quindi siamo un orto urbano, attento alla biodiversità, è tutta coltivazione biologica ovviamente, abbiamo quelle che noi chiamiamo stanze, magari poi verrete a trovarci perché il nostro orto, soprattutto in questa stagione, è molto bello. Le varie porzioni di orto, le chiamiamo stanze, sono dedicate a diverse tipologie culturali. Ad esempio abbiamo una stanza delle antiche varietà dove cerchiamo di utilizzare semi che vengono riprodotti nell'orto. Una parte che è a orto sinergico, quindi sperimentiamo anche questo tipo di coltura. Abbiamo una stanza per l'ortoterapia che è stata attrezzata grazie alla partecipazione a bandi e alla Fondazione Cariplo, è stata attrezzata per accogliere disabili, per cui è il fondo piastrellato, ha i cassoni rialzati con la possibilità anche per le sedie a rotelle di inserirsi sotto. Poi insomma abbiamo, è un orto accogliente, aperto, in cui ci sono persone con i capelli bianchi come me, persone più giovani, e ci sono anche tanti bambini perché facciamo anche tante attività didattiche per le scuole che ci amano molto, soprattutto dopo la fine della pandemia. Certo. C'era questo bisogno di riavvicinarsi alla terra e alla natura. Qua potete vedere un esempio delle nostre produzioni. Noi non vendiamo niente perché siamo un'associazione appunto no profit, però le nostre insalate servono a sostenere tutta una serie di progetti. Ad esempio, da marzo dell'anno scorso alla scorsa settimana abbiamo consegnato più di 600 kg di verdure alle collette alimentari del quartiere, che sono cominciate durante la pandemia perché molte famiglie sono andate in crisi perché molti lavori, soprattutto precari, non era più possibile farli, e quindi collegandoci con altre realtà del quartiere abbiamo ogni mercoledì, noi portiamo le nostre verdure in un centro dove poi le famiglie vanno a raccoglierle e alimentiamo anche l'emporio solidale di zona. Quindi siamo una realtà che cerca di darsi da fare per alimentare la solidarietà di quartiere. Qua abbiamo l'esempio delle relazioni, perché qua c'è lo spazio delle scuole. Adesso arriveranno i bambini di un progetto che si chiama Seminsegni, come vedete lì, che vede anche la partecipazione di Orto Comune, che ha coinvolto 14 classi delle scuole di Niguarda, di un istituto comprensivo, che adesso stanno arrivando con un corteo, con i loro cartelli e le loro produzioni, e saranno loro a gestire uno dei tavoli del Climatfest. Orto Comune è all'interno del Climatfest dall'inizio, dalla prima edizione, e c'è la cooperativa Pandora, c'è anche Coop che ha partecipato, perché ad esempio alle nostre verdure il mercoledì si aggiungono anche i prodotti del Buon Fine di Coop. Non so se ne avete sentito parlare, ma sono praticamente le merci che sono ancora commestibili ma non più vendibili, che vanno ad alimentare anche loro le spese solidali per le famiglie in difficoltà del quartiere. Dall'altra parte ci sono delle associazioni neonate all'interno di un progetto del Comune di Milano, che è la Scuola dei Quartieri, con i quali anche siamo collegati. Ospitiamo spesso altre realtà del quartiere all'interno del nostro orto, perché è comunque uno spazio dove si sta bene, dove soprattutto in tempo di pandemia all'aperto era più facile organizzare momenti di scambio e per stare insieme, insomma.
È molto bello vedere come noi siamo Milano News, quindi noi ci occupiamo e ci teniamo particolarmente alla nostra Milano, che è la città metropolitana. Quindi è bellissimo vedere come associazioni hanno proprio lo scopo di tenere unita la cittadinanza, facendo vedere parti che magari per molti in Milano sono nascoste e vedere quanto bello c'è nel nostro territorio, certo, come motivo di unione per i bambini, ma anche per persone che magari hanno più bisogno. Quindi... Ma quante possibilità ci sono per provare a fare il proprio pezzo, no? Anche perché siamo qua, perché ciascuno di noi può fare qualcosa per il clima. Non è che dobbiamo solo aspettare che qualcun altro da un'altra parte del mondo decida delle cose. Anche noi tutti i giorni con le nostre scelte possiamo fare qualcosa. Ad esempio noi abbiamo fatto dei corsi per imparare a riutilizzare le parti meno nobili della pianta, perché anche in un orto c'è tantissimo scarto. Allora una parte viene riutilizzata per produrre l'ombricompost, ma una parte è anche un peccato, cioè per dire la parte verde del finocchio può diventare un ottimo pesto, e quindi noi cerchiamo in tutti i modi di cercare di rendere la nostra vita più sostenibile e meno impattante. E un orto all'interno della città è un richiamo molto forte. È un ottimo richiamo e anche un ottimo esempio, perché l'idea è quella, penso, anche di spronare ogni singolo cittadino a fare anche quel piccolo passo che però, se lo facciamo tutti, sicuramente fa una grande differenza. E poi in un orto ci possono essere tante varietà che tu al supermercato ovviamente non puoi trovare, no? E quindi ci sono anche tante scoperte che riguardano proprio la possibilità di una biodiversità anche quotidiana. Certo, avete qualche pagina social o un sito, sì, su cui possiamo trovarvi? Sì, abbiamo un sito che è ortocomuneniguarda.it e la pagina Facebook ortocomuneniguarda. Quindi grazie mille, mi raccomandate a cercare il loro sito e seguirli anche sulla pagina Facebook. Venite nel nostro orto. Venite nel loro orto e anche qui in questi giorni di Climate Fest di venirvi a trovare. Certo. E poi l'orto è sempre aperto. L'orto è aperto, facciamo settimanalmente i turni perché essendo tutti volontari. Certo. Grazie ai bandi siamo riusciti a garantire la presenza di un dipendente part time, quindi anche il nostro contributo alla occupazione giovanile lo stiamo dando. E grazie a questa iniziativa, insomma, il quartiere si tiene insieme anche da questo punto di vista. Grazie mille, veramente, grazie a tutti voi qui al Clima Fest, perché ci state facendo vedere quanto è bello e quanto è importante che ognuno di noi faccia, anche nel suo piccolo, e quanto questo faccia la differenza. E quanto questa costruisca una cittadinanza.